In Italy 2018 crescono qualità e numero di buyer presenti. La 52esima edizione chiude con 128.000 visitatori da 143 nazioni. I buyer esteri accreditati aumentano del 6% per 32.000 presenze. Un successo strepitoso. A Verona Fiere per 4 giorni presenti 4.380 aziende da 36 paesi e più di 15.100 vini proposti tramite l'innovativo strumento della Vinitaly Directory Online in lingua italiana, cinese e inglese per favorire contatti commerciali tutto l'anno. 40 soci circa, più di 1.000 soci viticoltori, il 70% della nostra produzione è in esportazione, i mercati principali sono Cina, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna. Il nostro consorzio di tutela si differenzia perché tuteliamo una bacca mediterranea e forse siamo la bacca mediterranea più famosa del mondo. Quest'anno abbiamo notevoli novità nel nostro stand. Per la prima volta parliamo di etnocultura perché spesso ci dimentichiamo che il vino non è solo un prodotto artigianale, ma è un concentrato liquido di etnoculture e di tradizioni. Quest'anno abbiamo focalizzato la nostra esposizione sul DOCG Dolce Naturale, vera chicca di Puglia, viene prodotto in circa 92.000 bottiglie ogni 2 anni. È una vera rarità che vogliamo condividere con il pubblico di enoappassionati, italiani ed esteri. Abbiamo molti progetti per il futuro, il più importante dei quali è la cruizzazione dei nostri territori e l'aumento della sicurezza alimentare sia del primitivo di Manduria e la tutela dei consumatori in Italia ed all'estero. Il primitivo di Manduria è un vero e proprio paradosso enologico. Nasce in prossimità del mare e dal mare acquisisce aromi e profumi. Venite a trovarci nelle nostre splendide terre con la sabbia bianca e la macchia mediterranea e scoprirete la magia del primitivo di Manduria. Vinitaly 2018 ha confermato la vocazione di rassegna dedicata al business e alla promozione del mondo vitivinicolo. I nostri prodotti di punta sostanzialmente sono il Primerucci bianco e il Primerucci rosso. Allora, cominciamo dal primo. Il primo è un Grillo, un vino siciliano. Tu quando senti il grillo esprimi la Sicilia ed è in purezza. È un vino molto più per i banchetti, per le cene e si può degustare anche con carni bianche. Mentre passiamo al rosso, che è un blend di 4 vigneti. Abbiamo il Nero d'Avola, il Syrah, il Merlot e il Cabernet Sauvignon. È un vino molto spinto, molto forte, è un vino che non appena viene degustato resta in gola e resta non resta fluido, ma rimane il sapore. Come altri prodotti abbiamo altri 2 bianchi e altri 2 rossi. Tra i bianchi abbiamo il Fawara, che è un blend, un grecanico chardonnay, e il Gaia bianco, che è un grecanico e viognier. Il grecanico è una tipologia di vino siciliana, mentre abbiamo voluto fare un blend di 2 vini francesi abbinandoli al vino siciliano. E poi abbiamo come altra linea di Gaia lo Zibibbo. Mentre per il rosso abbiamo il Nerello Mascalese, sempre della linea Fawara, che è un vino che cresce soprattutto nel piano lavico del vulcano Etna. E poi abbiamo un Nero d'Avola in purezza, 100% siciliano. Vi aspettiamo per degustare i nostri vini, ma soprattutto per rilassarvi nel mondo del wellness and wine. Nella struttura, oltre alla cantina, è presente anche una zona relax fornita di spa, ristoranti, dove avete la possibilità di rilassarvi e bere con noi del vino. La rassegna è sempre più orientata al professionista, mentre cresce notevolmente il fuorisalone, pensato per i wine lover in città. La nostra azienda Vigna Maurisi è un'azienda a conduzione familiare, dimensioni piccole, però che punta molto alla qualità del prodotto. Infatti siamo produttori di 3 vini di alta qualità: Grego di Tufo di OCG, l'Irpini Aglianico, che è un rosso DOC, e il Taurasi, che è un aglianico invecchiato per lungo tempo, così come è previsto dal disciplinare della Regione Campania.
noi abbiamo portato tre prodotti che sono la nostra produzione, cioè il greco di tufo di OCG, l'annata 2017, che si presenta di grandi caratteristiche, perché l'anno 2017 è stato un anno senza piogge o con una pioggia ridotta. Per quattro mesi, a partire dal mese di aprile fino alla raccolta dell'uva, non ha piovuto. Questo è molto importante per fare un'ottima qualità di uva e quindi un buon vino. Teniamo presente che noi siamo in un territorio ad una certa altezza, noi siamo a 420 metri di altezza, un territorio ricco d'acqua, per cui non abbiamo sofferto la siccità. Altri vini che ci interessano e che abbiamo puntato come qualità sono l'Aglianico, l'Irpini Aglianico, che è un DOC, il vino rosso di molto molto antico, come il greco di tufo è stato importato 3000 anni fa dalla Grecia col nome greco e attecchito in quel territorio vulcanico di cui ho detto prima, l'Aglianico altrettanto è stato importato dalla Grecia e attecchito benissimo nello stesso territorio tufaceo e molto minerale per i minerali vulcanici. Dall'Aglianico, con un processo di vinificazione fatto in un certo modo, secondo il disciplinare della Regione Campania, mettendolo in una botte di rovere per un certo numero di mesi, particolarmente 12 come minimo, si ottiene un prodotto eccezionale che è il Taurasi. E il Taurasi è un prodotto che noi possiamo vedere qua. Questa è una bottiglia di Taurasi che ha un'alta gradazione alcolica, ma è sempre un vino molto amabile, fresco, bellissimo, con un sapore eccezionale. E quello è il più apprezzato della Regione Campania. I riconoscimenti internazionali ottenuti nelle diverse nazioni, in Germania in particolare, al ProWine 2014, il greco di tufo Magnificat è stato scelto come miglior vino della fiera e è stato definito come miglior prezzo, miglior qualità. Invece siamo andati al Forum di Monaco lo scorso settembre, dove anche in quel caso gli importatori tedeschi sono stati entusiasti e hanno chiesto i nostri vini. Abbiamo vinto la gara in Canada, dove c'è il monopolio dello Stato che acquista i vini. Abbiamo partecipato a importanti gare e il nostro greco di tufo è stato scelto come ha vinto la gara su tutti i vini greco di tufo della Campania, in una degustazione cieca, cioè blind, cieca, hanno scelto il nostro vino. E quindi l'annata 2015 l'ha comprata tutto il governo canadese, che poi distribuisce ai distributori locali, come in Italia si fa per i tabacchi. Perché siamo venuti al Vinitaly? Intanto devo ringraziare la Camera di Commercio di Avellino, che ci ha cofinanziato. Siamo venuti qua perché vogliamo far conoscere questo vino alla maggior parte degli buyers, dei compratori di tutto il mondo. Infatti abbiamo avuto degli incontri specifici proprio per questo motivo, per proporre in termini di degustazione i nostri vini. Abbiamo avuto l'incontro con la delegazione russa che ha apprezzato moltissimo il nostro vino. Abbiamo avuto anche un altro incontro molto importante per noi che siamo della Campania, con un famoso giornalista valutatore del Mattino di Napoli, Luciano Pignataro, che ha apprezzato tantissimo il nostro greco di tufo. Questi sono riconoscimenti importanti che non è facile averli senza essere presenti in una manifestazione come Vinitaly. Proprio Vinitaly and the City quest'anno ha quasi portato 60.000 appassionati nel centro storico di Verona e nei comuni di Bardolino, Valeggio sul Mincio e Soave. La crescente presenza di professionisti nell'edizione 2018 testimonia il consolidamento del Vinitaly a livello internazionale. Il bronzo è lo specchio del volto, il vino quello della mente. Eschilo 525-456 avanti Cristo. Se ti è piaciuto un video lascia un like. Hai nuove idee? Vuoi commentare? Nel box info troverai tutti i nostri contatti.